Bene, eccoci qua, benvenuti alla lezione di cervicale e apertura spalle ed dorso. Però alla lezione di oggi ci servono la sedia con lo schienale, quindi non lo sgabello, e se facciamo a tempo nella parte finale anche il tappetino, perché ci sarà un esercizio, diciamo, dalla quadrupedia, per cui un attimo che non vedo se sono tutta inquadrata. Galleria, faccio così, così mi vedo meglio. Sì, mancano i piedi, vado un po' più indietro ancora. Ok, solo per la parte iniziale, poi mi avvicino. Allora, iniziamo ragazzi sedendoci nella parte proprio anteriore della nostra seggiola. Definiamo bene la postura da sedute, molto importante. Sentiamo gli appoggi degli ischi. Per sentire bene gli appoggi degli ischi spostate il peso a destra e a sinistra, li percepite, e dovete appoggiare proprio saldamente a terra e da lì allungare la colonna in alto. Fate attenzione che in un attimo la postura, soprattutto quando cerchiamo di metterci diritti, va in maniera impercettibile a inarcare troppo la schiena, ok? Quindi riposizionatevi sempre un po', tenete a mente questa posizione corretta e da qui vi allungate in alto con la schiena, ok? Molto bene. Facciamo qualche respirazione qui, inspiriamo espandendo bene la gabbia toracica, buttiamo fuori l'aria e allunghiamoci in alto con la colonna, tiriamoci bene in su, lasciando cadere bene le spalle. Inspiro, espando la gabbia toracica in tutte le direzioni e fuori l'aria mi attivo, per chi conosce il concetto di powerhouse, dal pavimento pelvico in su, giro vita che si restringe, mi allungo con la colonna. Inspiro, giù bene con le spalle e fuori, 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 fuori. Molto bene. Da qui cominciamo a scendere con la testa, con le spalle in maniera molto morbida. Vado ad appoggiare il peso del tronco sulle cosce e lascio giù la testa, proprio quasi a ciondoloni. Mentre il busto e la testa restano giù, sposto le mani sulla sommità delle ginocchia. Con la forza delle braccia, unicamente con la forza delle braccia, faccio risalire il peso del tronco. La schiena deve essere una sorta di peso morto, devo proprio sollevarla di peso. Inspira, allungati, fuori l'aria giù come un'onda scendo. Scarico il peso del tronco e della testa, sposta le mani e quindi su. Molto bene, voilà, troviamo di nuovo la posizione seduta corretta, appoggio degli ischi, autoallungamento, molto bene. A cavallo un piede una gamba sull'altra, ma in realtà è solo per far fare al piede delle circonduzioni e le fa da solo attivamente, la nostra schiena resta drittissima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fai l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faccio piede flex, piede point, piede flex, piede point, flex, point, flex, point, flex, point, flex, point, flex, point, appoggia il tronco sulla gamba che hai flessa, lascia le mani una al ginocchio, una alla caviglia e quindi con la forza delle braccia fai risalire. Voilà, cambio dall'altra parte. Metti comodo il piede, libero dall'appoggio, fai dei cerchi, 1, 2, buona la postura della schiena, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faccio l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, faccio piede flex e point, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e rilasso. Una mano alla caviglia, una mano al ginocchio, fai scendere il busto, cerca di pesare il tronco sulla gamba e quindi con la forza delle braccia fai risalire il tronco. Molto bene. Ritrova bene la postura eretta da seduta per la schiena. Facciamo una rotazione del capo a destra e a sinistra e proviamo a sentire com'è il nostro collo, che già ha beneficiato di un po' di riscaldamento. Lasciamo ferma la schiena, ferme le spalle. Molto bene. Prendiamo nota di come sono queste rotazioni, delle sensazioni. Voilà. Ok, ora picchiettiamo, mi avvicino, tanto i piedi non servono più, ok? Picchiettiamo l'area con il pugno sinistro chiuso, la spalla destra. Offri bene inclinando il capo alla spalla, reggi un po' il gomito con la mano opposta e quindi scendiamo lungo il braccio picchiettando la faccia palmare. E risalgo sulla faccia dorsale del braccio, ancora una volta scendo sulla faccia palmare fino quindi al palmo, giro e risalgo. Voilà, scrollo un attimo, immagino come dell'acqua da togliere dalle dita, delle mani e vai con il pugno destro chiuso sulla spalla sinistra. Lasciate morbido il polso, il pugno è chiuso ma le dita non sono serrate, E quindi scendiamo sulla faccia palmare del braccio, lascio le spalle giù, il collo lungo e risalgo. Ancora una volta scendo e ancora una volta salgo. Molto bene, di nuovo lascio andare, fantastico. Con la mano sinistra vado ancora sulla spalla opposta, la destra, e vado proprio a contatto, se riesco, della pelle, così impasto questo muscolo che è sempre un po' dolente. Posso reggere il gomito con la mano destra e impasto letteralmente. L'intenzione è come scollare i tessuti e sollevare i muscoli dalle ossa sottostanti. Ora mantengo la presa della mano sul muscolo, lascio andare l'altro braccio giù e proprio immagino di togliere l'acqua dalle dita come abbiamo fatto prima. L'importante è sentire bene la pinza della mano sinistra sul trapezio. Lascio bene andare e voilà, sciolgo del tutto. Molto bene. Dall'altra parte vai con la mano destra a cercare il trapezio sinistro, vai magari sotto la felpa, sotto la maglia per contattare il tessuto, proprio la pelle, e scolla la pelle e i muscoli dai tessuti sottostanti con l'impressione proprio di impastare. Usate con un po' di energia, si deve sentire. Mantengo bene la postura della schiena. Voilà. Ora tengo la pinza con la mano destra, quindi penso di scollare il trapezio da sotto e vai con la mano, inclinati un po' per facilitare. Lascia andare la mano sinistra, tutto il braccio, muovilo liberamente e voilà, e di nuovo lascio andare. Molto bene. Bene la postura della schiena da sedute, proviamo la rotazione del capo a destra e a sinistra, dovrebbe essere ulteriormente aumentato il range di movimento. Molto bene. Ora agiamo un po' allo stesso modo sull'area cervicale, quindi metti la mano sinistra dietro al collo, estendi un pochino all'indietro solo la testa, solo lo sguardo, non la schiena, senti che la mano si riempie proprio di pelle, di tessuto, vai ad impastare esattamente come abbiamo fatto prima con la spalla, con l'intenzione di scollare e ammorbidire i tessuti. Dopodiché anche da questo lato, su questa parte del corpo, pinzettiamo con energia la pelle e i tessuti sottostanti, raddrizziamo la testa e facciamo dei piccoli movimenti con la testa nel gesto di come dire sì e no. Faccio il gesto del sì e il gesto del no tenendo solida e ferma la pinza della mano dietro e quindi lascio. E lo ripetiamo un'altra volta usando l'altra mano, così andiamo ad alternare. Mi estendo con lo sguardo il collo, solo di poco, riempio la mano, prima massaggio un po', vai, impasta bene il collo, dopodiché pinzi saldamente l'intera superficie del collo, torni diritta, sentirai tirare bene il collo qui davanti e fai qualche movimento nel senso del sì e nel senso del no. E voilà, di nuovo lascio. Molto bene. Infine, per sbloccare ancora di più il collo, prendiamo subito con la mano sinistra ancora il trapezio destro, ok? Andiamo subito a pinzettare il trapezio, a scollarlo dal di sotto e ruoti il capo a sinistra e ritorno. Lento e morbido il movimento, fuori l'aria in rotazione, inspiro, torno diritta. Fuori l'aria, rotazione, inspiro, fuori l'aria, ruoto e in, faccio l'ultimo, fuori l'aria, ruoto e voilà, sciolgo, ci manca ovviamente l'altro lato, quindi con la mano destra vado sul trapezio sinistro, vado subito a pinzettare la pelle, i tessuti sottostanti, tieni forte la pinza, e giro la testa dal lato opposto e ritorno. Fuori l'aria durante la rotazione, spalle giù e ritorno. Fuori l'aria 3 e ritorno. Fuori l'aria 4 e ritorno, ancora 1. Fuori l'aria 5 e ritorno. Sciolgo, lascio di nuovo un attimino. Appoggio, bene la postura, ferme con la schiena e con la testa, facciamo le rotazioni, andiamo di volta in volta a verificare come questo è sia esercizio di mobilità ma è al tempo stesso test nel progredire della lezione. Ok, ora andiamo nella parte, entriamo nella parte più articolare della lezione, quindi sciogliamo le spalle con 5 ampi cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, faccio l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ora lavoriamo di più le scapole, prepariamoci con le braccia in avanti. Inspirando vado a toccare un punto lontano con la punta delle dita e nel fuori l'aria avvicino le scapole dietro la schiena il più possibile, lasciando tese le braccia, o meglio si flette appena appena il gomito. Inspiro, tocco un punto lontano, apro l'aria fra le scapole, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. In tutto ciò cerco di tenere bene il mio girovita, bene allungata la colonna in alto, ancora uno e giù. La stessa cosa lo facciamo con le braccia fuori, si sentirà di meno l'apertura ovviamente, ma tanto di più la chiusura. Inspiro, tocco due punti lontani lontani con le mani, braccia tese tese tese, fuori l'aria avvicina le scapole più che puoi dietro la schiena. Inspiro, allontano le scapole, espiro, le avvicino. Inspiro, allontano, espiro, avvicino. Quando allontano cerco di lasciare le spalle giù, di non elevarle troppo e chiudo. Forza, ancora 2. Ultimo. E voilà, di nuovo scarico. Molto bene. Ora prepariamo le braccia in alto e prima una mano, poi l'altra tira verso il soffitto, allungando sia la parte della scapola sia il lato della schiena. 1, tengo forte forte il girovita, 2, 3, 4, 5, 6 e voilà. Piano faccio scendere le braccia, metto a posto bene la mia schiena, dai punti di seduta l'allungo verso l'alto, sollevo di poco le spalle inspirando. e nel buttare fuori l'aria le allungo in giù, come se volessi toccare con la punta delle dita il pavimento. Le devo proprio sentire incastrate nella schiena, andare verso il basso e verso il centro. Inspiro di poco, sollevo, espiro giù, mentre allungo bene il collo. Inspiro, sollevo, espiro giù. Inspiro, sollevo, espiro giù, ultimo, inspiro, sollevo, espiro giù. Ora lascio le braccia ben distese ai lati del corpo, con le mani proprio distese a paletta fino, come se fossero, diciamo, dei cacciaviti. Vado in intrarotazione con le braccia e extrarotazione. Lavoriamo proprio l'articolazione della testa dell'omero dentro alla scapola. Intraruoto, extraruoto. Attenzione al respiro. Inspiro quando intraruoto. Espiro quando apro. Inspiro, intraruoto. Espiro, apro. Ultimo. Molto bene. La stessa intrarotazione la facciamo con le braccia fuori, non esattamente a 90 gradi, qualche gradino in giù. Intraruoto fino a chiudermi un po' anche nelle spalle ed extraruoto fino a sentire bene l'apertura del petto, ma da non confondere con lo spanciare, ok? Anche qui inspiro, stranamente chiudo. Espiro, apro. Inspiro, chiudo, espiro, apro, inspiro, chiudo, espiro, apro, ultimo, e scarico. Molto bene. Ora teniamo le braccia a vassoio, quindi l'avambraccio è sull'orizzontale, i gomiti sono vicini al corpo e spinti in basso. Attenzione, il gomito deve spingere in giù e contro il corpo. E a questo punto apro e ritorno. L'avambraccio si muove unicamente proprio come se qui ci fosse un tavolo, mi muovo sotto al tavolo. Apro, tiro, 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 senza scostolare in avanti, e ritorno. Inspiro, apro. Tenuta del girovita, allungamento della colonna e chiudo. Apro, inspiro e chiudo. Apro, inspiro e sciolgo. Molto bene. Ora ci prepariamo con le braccia, si dice a candelabro, così, e andiamo con un braccio giù, con l'altro su e cambio. Uno. 2. La linea gomito-gomito rimane assolutamente invariata, quindi non è che devo fare movimenti strani, Così andiamo proprio a intra ed extra ruotare ancora una volta le nostre spalle. Mi ossigeno bene, mantengo bene la posizione, l'allungamento della colonna attraverso il collo. E voilà! Sciolgo di nuovo. Appoggio le mani alle ginocchia, alle cosce. Adesso ci concentriamo sulla parte articolare legata alla cervicale media e bassa. Il nostro esercizio infatti va a colpire proprio questo obiettivo. Rotazione del capo a destra e a sinistra con totale fermezza della schiena e delle spalle. In tutto ciò ci allunghiamo bene verso l'alto, teniamo il girovita forte. Voilà. Adesso andiamo a disegnare 3 ampi cerchi in un senso. 1, 2, 3. E ovviamente dall'altra parte. Inizio inspirando e... Tieni bene il tuo girovita. 2 e 3. Molto bene. Ora andiamo a trattare invece dei micromovimenti che appartengono proprio alla cervicale alta, l'attaccatura della testa sul cervicale. Partiamo con il doppio mento per capirci, però attenzione, non deve essere faccio il doppio mento e vado in giù con la testa, no. Come se dietro a me ci fosse una parete, un muro al quale con la testa resto sempre aderente, solamente che spingo in su la nuca e in giù il mento. Deve mantenersi proprio la linea della schiena. Quindi per capirsi non è questo, ma questo, mantenendo sempre la linea della colonna cervicale. E ancora, retropulsione del mento. E avanti, retropulsione del mento e avanti, retropulsione con allungo dei muscoli nocali, ancora uno, molto bene, voilà. Adesso immagina di avere un collarino che ti impedisca proprio di muovere il collo e puoi muovere solo proprio la parte alta, con delle circonduzioni del capo, 1, 2, piccoline piccoline, puoi tenere chiusi gli occhi, 3, 4, 5, l'altro giro, 1, 2, la schiena è ferma, le spalle sono ferme, 3, 4, e 5, molto bene. Movimenti un po' più ampi ancora, teniamo le mani sulle spalle e disegniamo 5 ampie circonduzioni, 1, 2, vado bene anche dietro, 3, 4, 5, l'altro giro, 1, 2, 3, 4, 5. Braccia distese in avanti, solo con il braccio destro una grandissima circonduzione, 1, 2, 3. Cambio l'altro braccio 3 volte anche di là, 1, 2, 3, 3 volte tutte e 2 le braccia assieme, 1, 2 e 3, molto bene, sciogliamo di nuovo. Adesso mi sposto un po' indietro per vedere bene anche il prossimo. Allora, braccio destro disteso avanti, prendi la mano e apri il polso, questo è il movimento che faccio fare all'articolazione del polso, molto bene. Attenzione ora, accompagna la mano a terra, la appoggi proprio così, tirando in su bene le dita della mano se riesci, e quindi ritorno. Cambio dall'altra parte, apro bene l'altro polso e vado ad appoggiare la mano a terra. Cambio. Voi fate il cambio con la mano, io faccio sempre questo lato, voi fate il cambio perché così vedete meglio l'evoluzione. Vado giù, attenzione ora, sposta la mano che prendeva la mano sul ginocchio. E cerca di aprire il petto in alto. Apro, 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 apro. Torno a guardare giù e risalgo piano. Voilà. Io rifaccio lo stesso lato, quindi voi fate l'altro, fate sempre l'alternanza. Prima preparo l'apertura del polso, vado ad appoggiare a terra la mano. La mano che teneva la mano si sposta al ginocchio e apro il petto in alto, faccio leva anche con la mano al ginocchio che preme dall'alto verso il basso proprio sul ginocchio. Apro, 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 torno, guardo giù e con l'aiuto della mano sul ginocchio risalgo. Voilà, molto molto bene. Ora ci alziamo e utilizziamo la seggiola andando alle spalle della sedia stessa. Rimaniamo ancora nella parte legata alla, diciamo, alla scioltezza e mobilità articolare. Appoggiate le mani sulla sommità del vostro schienale, allontanatevi con il corpo lasciando le gambe ben piegate. Potete anche lasciarle unite se volete, ma soprattutto piegate, ok? E qui, inspirando, aprendo il petto, scendiamo verso il basso con il petto e con le spalle. Fuori l'aria, torno un po'. Di nuovo, inspiro, scendo, espiro, torno. Inspiro, scendo, espiro, torno. Inspiro, le gambe stanno sempre piegate allo stesso modo, anche quando risali un po' con le spalle, le gambe restano sempre piegate, non si stendono. Ancora uno. E voilà, molto bene, torno piano, recupero la sedia per farne un uso più appropriato, mi siedo, ok, bravissime, ci mettiamo sedute, voilà, in postura, ho visto, non dico il nome, non dico niente, ho visto. Allora, adesso stiamo ancora sull'apertura della linea del polso, ma manteniamo qualche respiro in più. Lavoriamo sulla distensione delle fasce, sia appunto le fasce sia i muscoli. Quindi teniamo un pochino la posizione, giù bene con le spalle. Lavoriamo ancora lo stesso braccio, lo mettiamo contro l'altra spalla, diciamo, viene in soccorso la mano opposta e senza girare la schiena, quindi schiena ferma e diritta, cerco di portare il più possibile il braccio verso il petto. Mi ossigeno bene. Ok, lo stesso braccio va dietro alla schiena e lo prendiamo con l'altra mano giusto per tenerlo fermo. Inspiro, nascondi bene il braccio dietro la schiena, tiralo bene, deve sparire, non si deve... Ok, e inclino il capo dalla parte opposta. Se ho il braccio destro dietro, inclino il capo a sinistra. Pensate di spingere in alto il viso, qui, come se tirassero l'orecchio. E quindi piano sciolgo la posizione. Prima sciolgo il braccio e poi molto lentamente faccio tornare la testa diritta. Ancora lo stesso braccio in alto, lo flettiamo, portiamo la mano dietro alla testa e prendiamo con la mano opposta il gomito. Stiracchiamo bene, senza muovere la schiena. Tieni forte il tuo girovita. E quindi sciolgo. Molto bene. Facciamo un movimento di rotazione del capo, a sinistra dovrebbe essere più sciolto. Ok, andiamo a pareggiare. Braccio sinistro avanti, apriamo bene il polso, bene il girovita, tenuta della schiena, le spalle stanno giù. Mi allungo in alto. E sciolgo piano la posizione. Lo stesso braccio lo avvicino al petto, mi allungo in alto, lascio rilassato il braccio, quasi proprio lo sostengo con la mano destra. E piano sciolgo. Lo stesso braccio lo sistemiamo dietro alla schiena, quindi il sinistro sparisce completamente dietro alla schiena, lo fisso con la mano opposta, quindi ho il braccio sinistro dietro, inclino a destra il capo. Ricordati di tirare in su come se ti tirassero l'orecchio verso l'alto. L'obiettivo non è schiacciarsi il più possibile giù verso la spalla, ma inclino e tiro in su un po'. Elevo il tratto cervicale in flessione laterale. Ok, lascio prima la mano dietro e poi lentamente, molto lentamente, torna il collo in asse. Lo stesso braccio, il sinistro in alto, lo flettiamo, con la mano destra prendo il gomito e aumento lo stretching portando sempre più il gomito dietro la testa, ma non muovo la schiena. E voilà, molto bene. Voilà. Allora, ora mettiamo i gomiti, mettiamo il gomito destro qui davanti, il gomito sinistro sotto. Do il magico avvolgimento delle braccia fino alle mani in modo da bloccare le mani, agganciatele in qualche modo, ok? Schiena diritta, attenzione che qui è un attimo inarcarsi, pianto bene gli ischi, alzo i gomiti almeno fino all'altezza delle spalle. Resta, respira profondamente. Alza un po' di più i gomiti. Prova ad appoggiare la fronte alle braccia e a scendere in avanti come se volessi appoggiare i gomiti alle ginocchia. Sciogli le mani, appoggiale sopra le ginocchia e risali con la forza delle braccia. Voilà. Preparo il gomito sinistro avanti, il gomito destro ci va sotto, doppio avvolgimento fino a bloccare le con le mani. Bene, sistemati nella schiena, controlla di non essere inarcata, collo lungo, alza i gomiti almeno fino all'altezza delle spalle, respira profondamente. Alza un po' di più i gomiti, metti a posto la schiena se ti sei per caso inarcata. Scendi con la fronte su e appoggiala dove riesci sulle braccia. Scendi, appoggia i gomiti verso le ginocchia. Sciogli le mani. Sposta unicamente le mani sulla sommità delle ginocchia, il busto è ancora giù e con la forza delle braccia risali a peso morto, diciamo, con il tronco, non fare lavorare la schiena. Voilà. Facciamo delle rotazioni del capo a destra e a sinistra per sentire eventuali ulteriori miglioramenti, ma più di tot ovvio che l'escursione non aumenterà, ma sono anche le sensazioni di scioltezza, di calore e morbidezza. Intreccio le dita delle mani, le vado a sistemare dietro alla nuca, inspirando spingo bene i gomiti indietro, aprendo il petto, lasciando la schiena ferma diritta, si muove solo la parte alta del petto, fuori l'aria, chiudo, schiena ferma, solo la parte alta si chiude, i gomiti, la testa, ancora. Inspiro, controlla bene la schiena, girovita d'acciaio e fuori l'aria. Ancora, tieni il costato bene dentro all'addome, non ti estendere nella schiena, solo nella parte alta. E molto bene. Ora lascio le dita intrecciate, inspirando, giro i palmi delle mani al soffitto e qui sì che mi stiro bene, come se volessi provocare uno sbadiglio. E fuori l'aria fai scendere il taglio della mano sotto all'attaccatura dei capelli, ok? E dal basso verso l'alto pensa di tirarti in su la colonna. Tiro, 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 tiro e piano lascio. Sciolgo. Bravissime. Io adesso mi giro, passiamo alla parte più di rinforzo prima dei muscoli cervicali e poi quelle delle spalle. Posiziono la mano destra contro il viso, mantengo bene l'asse del corpo, spingo la testa contro la mano fa resistenza per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stesso lato, attenzione, ruoto un pochino. Bene, stesso esercizio, la testa è come se volesse ruotare di più, la mano lo impedisce. 1, 2, 3, 4, allungati nel frattempo dalla nuca, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora ruoto e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torna, attenzione, cambia mano, così, ho la mano sinistra sul lato destro, inclino un pochino il capo a sinistra, adesso con la testa è come se mi volessi mettere diritta, ma la mano lo impedisce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sciolgo piano, testa diritta, mano sinistra sul viso, sul lato sinistro, sguardo avanti, premo, resisto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ruoto, circa 45 gradi, spalle giù, 1, 2, sto ruotando a sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ruoto di più ancora, sempre a sinistra, arrivo diciamo al massimo e insisto a voler ruotare il capo, ma adesso la mano lo impedisce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno piano diritta al centro, cambio mano, quindi ho la destra sul lato sinistro, inclino di poco, lasciatemi giù questa spalla, la testa è come se volesse tornare diritta, la mano lo impedisce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piano sciolgo, intreccio le mani, le posiziono dietro la nuca preme contro i palmi delle mani, le mani fanno resistenza in avanti e in tutto ciò voglio allungarmi in alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lascio piano, sposto le mani davanti alla fronte, le sovrappongo, con la fronte voglio andare in avanti, con le mani lo impedisco, giù le spalle, gomiti un po' avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sciolgo, prendo le estremità laterali della sedia, vado con il bacino fuori dal sedile ma resto proprio incollata lì vicino, ok? Petto aperto, attenzione a non andare con il peso troppo avanti, con l'osso sacro diciamo che sfioro il sedile, devo scendere sulle spalle, le braccia restano sempre tese e respingere il suolo, praticamente mi insacco nelle spalle perché le spalle quasi toccano le orecchie, però i gomiti sono distesi e respingo il suolo, giù e su, giù, considerate che ci muoviamo quasi unicamente verso l'alto e verso il basso, il minimo in avanti, perché in avanti vorrebbe dire che vado a caricare le gambe, invece i piedi solo hanno un filo di peso, ancora 2 e voilà, mi siedo molto bene, sciogliete un attimino i polsi, ci spostiamo, abbiamo gli ultimi minuti, ce la facciamo, ci spostiamo ragazze sul tappetino, io riesco anche a spostare questo così vedete meglio, aspetta, tolgo la battery, ok, fantastico, così ci vediamo meglio. Allora, dicevamo posizione di quadrupedia, ok? In realtà dalla quadrupedia quello che vi chiedo è di allungare il braccio destro in avanti, ok? Piegando l'altro braccio faccio un bel allungamento, faccio scendere bene la spalla e ritorno. L'altro lato, quindi allunga il braccio sinistro avanti, piega il braccio destro e allungati più che puoi con la mano sinistra e più che puoi fai scendere la spalla sinistra a terra e su, ancora l'altro lato, cambiamo, apro e su, sinistra e su. Attenzione ora, anziché andare esattamente in avanti, porto il braccio diciamo fuori a 45 gradi, quindi non avanti, non fuori, a metà strada, in una sorta di diagonale alla vostra destra in avanti. Piegando il braccio di supporto, fai scendere il petto verso terra e ritorno. Cambio l'altro braccio, individuo la diagonale, mi piego, il petto scende, la mano scivola, la spalla si apre e ritorno. Ancora, cambio, scivola la mano, il petto giù, apro bene la spalla e ritorno. L'altro, piegati, scendi, apri, torna, voilà. Ora ancora braccio destro, quindi un cambio, fuori il braccio, scendi e apri bene la spalla e il petto e ritorno. L'altro lato, apro e ritorno, ultimo a destra, ultimo a sinistra, apro e su, ultimo a sinistra, fuori il braccio, piegati sul destro, fai scendere bene la spalla sinistra a terra per aprirla e voilà, molto bene, Ci sediamo un attimo, gambe incrociate, colonna bella diritta. Facciamo insieme 3 respiri profondi, sentiamo come stanno le nostre spalle, il nostro petto, la schiena. Ruoto il capo a destra e a sinistra per ricordare la mobilità acquisita. Molto bene. Ottimo, la nostra lezione è terminata. Io vi ringrazio, vi auguro una bellissima serata e ci vediamo prestissimo.